Si apre con una vittoria per 3-0 il campionato del volley soverato, partita casalinga con Albese, primi tre punti stagionali, una buona prova e anche finalmente il pubblico del Palascopa che si è fatto sentire. Sì, partita vera, partita veramente, per essere una prima di campionato sembrava una partita di campionato inoltrato. Secondo me è una partita molto bella, tra l'altro con un numero d'errore basso, forse qualcosina al servizio. Complimenti ad Albese perché da neopromossa ha giocato secondo me senza nessun timore, facevi il diciamo, riferimento al pubblico, non è mai facile venire a giocare qua, loro hanno giocato secondo me con grandissima determinazione, forse il punteggio è anche un pochino bugiardo, nel senso avrebbero anche meritato qualcosina, però devo fare i complimenti alla mia squadra perché siamo bravi a tirarci fuori dalle situazioni negative e voglio dire... Sappiamo che la caratteristica vincente di questa squadra molto probabilmente è il fatto di essere 12 giocatrici 12, ormai sta diventando un po' una costante ed è una cosa che dobbiamo somatizzare, dobbiamo assolutamente assimilare perché la forza di questa squadra alla fine è il muro di Taillé sull'ultimo punto, ne è un po' la dimostrazione, ma anche Gaia, bada la mente, avevo finito i cambi eppure siamo riusciti a portarlo a casa e non è un caso perché sta diventando ormai un leitmotiv, quindi sono molto contento, c'è tanto da lavorare perché ci troviamo sempre ogni anno a dover riassemblare dei meccanismi, dei sistemi, delle situazioni e non è facile. Ho la fortuna di lavorare con uno staff eccezionale perché mi permette veramente di fare il lavoro come lo voglio fare io e come serve alle ragazze e non mi stancherò mai di ringraziarli, tutti, nessuno escluso, non faccio nomi perché veramente riguarda tutti quanti e credo che poi i risultati o comunque vittorie di questo tipo si ottengono anche col lavoro di squadra. Non dobbiamo gasarci, dobbiamo rimanere coi piedi per terra, non ci deprimiamo per le cose brutte, non ci esaltiamo per le cose belle, andiamo a casa contenti, ma rimaniamo tranquilli con i piedi per terra. Con coach Mucciolo commentiamo questa sconfitta dell'Albese a Soverato, al termine però direi di una buonissima prestazione su un campo difficile, la sua squadra si è ben comportata, magari c'è anche un po' di rammarico per i finali del primo e del terzo set. Sì, innanzitutto, prima di tutto complimenti a Soverato perché ha dimostrato di essere una squadra quadrata molto forte, non è un caso se la squadra e la società fanno la Serie A da 10-11 anni, quello che è, e quindi insomma è stato abbastanza importante questo per il corso della partita. Io sono contento della prestazione della mia squadra perché abbiamo fatto una buona gara, per noi era un esordio, per qualche giocatore era un esordio e quindi di conseguenza... insomma sono contento perché abbiamo giocato, a parte il secondo set che ci è un po' scappato via, alla pari, abbiamo fatto molti errori ma in un sistema di gioco che ha funzionato abbastanza bene e quindi dai insomma per noi è buono, poi ovvio che dispiace che magari un punticino potevi provare a strapparlo con un po' di, io dico fortuna ma in realtà non ci vuole fortuna, per noi sarebbe stato opportuno un po' di scaltrezza in questi due finali di set, invece siamo ancora un po' acerbi e inesperti in questo e complimenti a Soverato che invece loro sono stati molto bravi. Obiettivo dell'Albese in questo campionato, sappiamo che il campionato 2 è un campionato molto lungo, faticoso, intenso, ne abbiamo avuto la prova già dalla prima giornata, però da quello che si è visto oggi c'è una buona base su cui lavorare. Sì, il nostro obiettivo è sicuramente la salvezza, nel senso che siamo una neopromossa e quindi vogliamo assolutamente salvarci e basta, nel senso che poi tutto quello che viene di più, se dovesse arrivare, tanto di guadagnato. È un percorso lungo perché bisogna farsi le ossa. Io penso che una partita come quella di questa sera, tra due mesi, probabilmente, magari, forse un punticino lo si strappa, no? Proprio perché bisogna abituarsi un po' alla categoria e anche a... se vogliamo per qualche giocatore che è rimasto dalla passata stagione ha una mentalità diversa, è riabituato a vincere, adesso invece non sei più la più forte, sei una delle meno forti e quindi devi cercare di lottare palla su palla perché ogni dettaglio risulterà importante. L'ex di turno Carlotta Zanotto quest'oggi con la maglia dell'Albese torna a Soverato d'avversaria, una sconfitta però direi soprattutto guardando la prestazione, considerando anche che era la prima giornata di campionato, direi una buona prestazione al cospetto di una squadra comunque forte come Soverato in un campo che tu conosci benissimo essere molto caldo. Sì, assolutamente, è stata una partita difficile perché appunto era l'esordio per l'Albese in questa categoria e giocava contro la squadra che è da più tempo in questa categoria, quindi è come hai detto tu in un campo molto difficile, c'era molta emozione,
ci sono ancora tante cose su cui dobbiamo lavorare, perché abbiamo cambiato molte ragazze rispetto all'anno scorso, quindi bisogna ancora trovare molte correlazioni di squadra, però insomma abbiamo dei punti su cui lavorare, quindi tutto sommato come prima partita non possiamo essere cioè siamo dispiaciuti ovviamente, perché abbiamo perso tutti i parziali lì ai vantaggi e manchiamo proprio in questi dettagli che una squadra come Soverato invece ha, e quindi nelle partite così fanno la differenza. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, il rammarico forse per il primo e il terzo set perso praticamente ai vantaggi, al photo finish, vi è mancato forse, come si suol dire, l'ultimo colpo? Sì, purtroppo sì, abbiamo tante cose su cui lavorare, già lo sapevamo e questa partita ne è la conferma. Quindi insomma da martedì si torna in palestra per lavorare e vedremo, il campionato è ancora lungo, dai. 26 a 24, 25 a 18, 28 a 26, capitano, una vittoria importante, abbiamo notato che quando la palla scottava a battere era Chiara Riparbelli. E vabbè, sempre così, nei momenti importanti vabbè, qualcuno si deve prendere una responsabilità. Ho fatto qualche errore in battuta, però diciamo che un po' di pressione positiva c'era. E diciamo che siamo state brave a gestirla, soprattutto nell'ultimo set, perché loro sono state avanti sempre quel punticino e siamo state brave a non farle scappare e a recuperarle alla fine. Diciamo che oggi siete andate come un motoscafo della Ranieri International, sempre a manetta e sempre guidando voi alla fine. Quello sì, siamo state, vi ripeto, brave a tenere, a non farci prendere dalla pressione, l'abbiamo sentita secondo me in una maniera positiva, sicuramente siamo un bel gruppo, quello non c'è dubbio, e quindi possiamo contare sull'aiuto l'una dell'altra. L'ambiente qua al palazzetto finalmente si è ristabilito quello, diciamo, di l'habitat naturale, diciamo così, quindi anche quello ci dà una mano, sappiamo che non siamo da sole e questo ci dà una spinta in più. Ai tifosi mancava moltissimo, ma penso anche a voi, il saluto alla fine della partita e il giro di campo dando il 5 a tutto il palazzetto. Anche a noi, per quello ho detto il fatto dell'habitat naturale, soprattutto essendo stata qui, tranne l'anno scorso che purtroppo per via di Covid è stato tutto chiuso, i primi due anni sono stata abituata ad avere un palazzetto molto pieno e con tutto questo calore, quindi mi fa anche piacere che le nuove arrivate, anche per esempio Federica Ferrario che l'anno scorso non ha potuto assistere a questo, diciamo, spettacolo, a questo sostegno, abbiano potuto avere un assaggio anche di questo. La palla a volo torna a casa e a casa ci sono giocatrici che sanno il fatto loro. Complimenti. Grazie mille.